di sabato, dove abitavo un po'. Bruno, ma dai, me lo chiedo mai d'ore. Ma che si scarto otto! Caccio numero 20! Ma che si sta male! Cacciato numero 20! Campionato Under 19 Calabria. Buongiorno, siete collegati con lo stadio comunale Saverio Spinella in Melito Porto Salvo. Siamo sulla costa ionica Regina, a una trentina di chilometri dal capoluogo. Sono di fronte la polisportiva melitese e l'Audax Ravagnese. L'arbitro è il signor Alessandro Meduri della sezione di Reggio Calabria e Domenico Salvatore che vi parla, vi saluta, vi augura buon ascolto e buona visione, vi riferisce su questa partita del campionato torneo regionale Under 19. Passo a leggere le formazioni: Polisportiva Melitese, Pulitano, Sclapari, Meduri, Marrari, Borruta, Aziz, Vincenzo Curneri, Giuseppe Curneri, Scaramuzzino, Mohamed Said, Asni. A disposizione del mister dottor Giuseppe Macheda, Manti, Abufaris, Vadalà e Serci. Audax Ravagnese, Galano, Favasuli, Terrat, Manè, Durano, Casile, Battaglia, Crea, Nigero, Eros e Morelli. A disposizione del mister signor Diego Fortugno, Diarra, Saumau, Troade, Culibalì, Dianate, Venturi e Marena. Padrone di casa con la casacca a scacchi, pantaloncini e calzettoni bianchi alla sinistra dei nostri teleschermi. Audax Ravagnese ovviamente alla destra, casacca completamente azzurra. ...55 secondi nel primo tempo al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo, risultato ad occhiali 0-0... palla ancora in fallo laterale. Hanno fatto capire i giocatori ospiti di puntare al risultato grosso, hanno preso d'assalto sin dai primi istanti la metà campo avversaria. Manovra ora Favasuli con questo lancio, insiste ancora in avanti la formazione azzurra con un tiro dalla distanza ribattuto dalla barriera corallina. Insiste ancora in avanti Terrat, perde palla, può partire il contropiede, perde palla in questo caso il centrocampo locale. Manovra Manè, va al dribbling, entra in area, cross, tiro cross che si spegne tra le braccia di Pulitano, osserva il piazzamento dei compagni e di collo piede spedisce il pallone in avanti in direzione dei compagni, anticipa tutti Durano, l'arbitro però ha fermato il gioco e comanda un calcio piazzato a favore della formazione di casa. Ci ha battuto, Meduri in avanti, anticipa tutti il centro mediano ospite, va in tegli scivolato. Un cross di Battaglia, palla
che perviene fra le braccia di Politano. Vai. Attenzione, perde palla la Riconquista, deve uscire, recupera Galano, recupera, cerca di mettere in movimento il compagno di linea, hanno la meglio in questa circostanza i difensori di casa. Tunnel di Scaramuzzino, sorveglia, battaglia capitano degli azzurri, nulla di fatto. 3 minuti e 50 secondi nel primo tempo al Saverio Spinella di Merito Porto Salvo, è sempre 0-0. Siamo nel campionato regionale Under 19 di recente istituzione. Marrari osserva il piazzamento dei compagni, cerca di mettere in movimento Said Mohamed, ci mette una pezza Eros, palla in fallo laterale, saranno quindi i padroni di casa a rimettere quasi all'altezza della tre quarti campo. Parte il lancio, un colpo di testa da parte di Sclavari, aggancia Manè, il successivo lancio di Pamasuli è intercettato dal centrocampo Meduri verso Marrari col suo sinistro, perde palla al centrocampo, avanza Manè, entra in area, viene circondato da un paio di avversari, Manè, lo sgusciante laterale a sostegno, fa fuori un paio di avversari, cross al centro, si ostacola una vicenda, a buon gioco Scaramuzzino, avanza palla al piede Said, a parere dell'arbitro il pallone aveva superato la linea e quindi sarà la formazione regina a rimettere lateralmente nei pressi della panchina. È tornato già, cambio basso. Said con questo lancio in avanti entra in aria solo davanti al portiere, perde l'attimo fuggente, l'attimo giusto, l'attimo fatale, svanisce l'opportunità per la formazione di casa di pervenire al momentaneo vantaggio. Tutto questo dopo 6 minuti e 25 secondi nel corso della prima frazione di gioco a Saverio Spinella di Merito Porto Salvo, è sempre 0-0. Va a rimettere lateralmente Sclapari verso Scaramuzzino, sorveglia Meduri, pressa Morelli, commette fallo in questo caso Scaramuzzino e l'arbitro sanziona con un calcio piazzato decretato nei pressi della linea centrale del campo sulla linea di battuta del Rat. Con il suo piattone sinistro indirizzato al centro della mediana ha già liberato la difesa, ma il pallone ritorna l'arbitro ferma il gioco e comanda un calcio piazzato a fuori degli azzurri, 21 giocatori nella metà campo avversaria, pressa ora con tutti gli organici la formazione del Audax Ravagnese,
difensori, centrocampisti e attaccanti tutti proiettati in avanti alla ricerca del gol. Sulla linea di battuta Derrat. Fitta barriera davanti a Politano, piattone sinistro, esce di pugno, porta sguarnita, ma ha già recuperato la difesa locale, cerca di andarsene Mohamed Said, va al dribbling, perde palla, contropiede ospite, non si chiude il triangolo. Perde palla, si difende bene in questa circostanza la difesa locale della Polisportiva Veretese, per intenderci. Attenzione, grossa occasione, tiro, era un tiro cross sul quale nulla può, nonostante abbia innestato il turbo Scaramuzzino. Palla in fallo laterale alla tre quarti, i minuti 9:29 nel primo tempo, il risultato 0-0. Lancio in avanti, rinviene opportunamente dalle retrovie, non riesce ad agguantare questa palla che sguccia in fallo laterale. Morelli, esterno destro, c'è un lancio in profondità, si produce in uno scatto l'attaccante locale, ma sorveglia bene Favasuli con l'aiuto di Derrat e Manè. Palla che perviene dalle parti di Calano, sistema il portiere il pallone in posizione errata, l'arbitro fa rettificare, stavolta sembra quella giusta, si può proseguire con questo piattone sinistro in avanti in direzione di Eros. Ha già recuperato il centrocampo locale, ma la rimessa laterale, l'ultimo a toccare è stato Nigero, e per i padroni di casa. Il lancio esterno adesso ancora in direzione di Scaramuzzino, che non può recuperare questo pallone che sguscia beffardamente a fondo campo, nulla di fatto. I minuti 11:29 nella prima frazione di gioco al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo, non è successo proprio niente. Ancora siamo agli inizi, le squadre stanno studiando. Ferma con le mani, ferma volontariamente con le mani un difensore e l'arbitro comanda un calcio piazzato a favore della formazione locale. Fitta barriera davanti a Galano, arretra il baricentro la formazione di Diego Fortugno in zona le torri, tiro, il pallone attraversa tutto lo specchio della porta difesa da Galano e termina oltre la linea di fondo, e forse questa è la prima grossa vera occasione della partita,
capitata sui piedi degli avanti locali che l'hanno però sciupata in maniera clamorosa. Sembrava il pallone destinato nell'angolino basso alla destra del portiere, invece ha preso tutt'altra direzione. Tutto questo dopo 13 minuti e 20 secondi nel primo tempo al Mauro Simone di Melito Porto Salvo. Adesso Scaramuzzino perde palla, non si tratta di rimessa laterale ma a favore, come chiedevano i giocatori di casa, sarà il Ravagnese, l'Audax Ravagnese a rimettere. Perde palla Eros, la conquista Terraz con l'aiuto di Manè, arriva Scabari per la rimessa, spizzica di testa Said ma ha già liberato la difesa ospite con questo lancio in avanti in direzione di Manè, sgusciante attaccante laterale a sostegno dotato di un dribbling ubriacante. Casile in avanti, viene fermato Crea, ancora Terraz, cambia direzione ma così favorisce l'intervento della difesa meletese, ha il problema di girarsi, perde palla, finisce Camballaria ma la rimessa è per gli azzurri, diciamo così, palla in fallo laterale all'altezza della tre quarti, i minuti 15 e 27, il risultato è sempre 0-0 al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo, siamo nel campionato Under 19 Calabria. Difesa che ci cincischia, ci mette una pezza Marrari, palla in avanti, c'è un lungo lancio che in qualche modo raggiunge Said, non riesce però Said a trattenere il pallone in campo, ma conquista un calcio d'angolo a parere dell'arbitro. Calcio d'angolo a favore della formazione locale, si popola l'area di rigore dell'Audax, spiove un cross, la palla è ancora appannaggio dei giocatori locali, contro cross dalla parte opposta, un tiro indirizzato fiondato ma non molto potente dalle parti di Galano che si accartoccia sul pallone, lo spedisce in avanti, se lo contendono con successo in questo caso per il laterale a sostegno Manè, sguccia fuori un paio di avversari, slalom, cross al centro, arriva ma non tira e favorisce l'intervento, aveva una grossa occasione sui piedi di Casile, Said fa fuori un paio di avversari, converge al centro, attenzione, perde l'attimo fuggente Said, perde palla a sua volta nel contrasto con Battaglia, riconquista palla però la polisportiva meritese con questo controcross
sul quale non può arrivare assolutamente a prendere il pallone, lo scaraventa poi lontano, ne spiove un secondo pallone dalla panchina e quindi il gioco riprenderà con una semplice rimessa laterale a favore della formazione reggina. I minuti 18 e 22 nel primo tempo, il risultato 0-0. Non ci sono state grosse emozioni. Una grossa, vera occasione per la Melitese. Invocavano la concessione del calcio di rigore i giocatori di casa. Non è dello stesso avviso l'irremovibile Alessandro Meduri della sezione di Reggio Calabria. Sul successivo capovolgimento di fronte c'è stata un'incursione dello sgusciante Manè, che semina il panico spesso e volentieri nelle retrovie locali con le sue serpentine ubriacanti. Calcio piazzato a favore dell'Audax Ravagnese. Sulla linea di battuta c'è il mezzo destro Crea, accanto a sé il compagno di squadra Derrat, poco più indietro Durano, ma sarà verosimilmente Crea a battere. Siamo a una quarantina di metri, parte uno spiovente e viene pizzicato in posizione di offside Casile, che qualche minuto fa aveva avuto una irripetibile occasione per staffilare a rete. Palla che caracolla oltre la linea laterale sinistra del campo e induce l'arbitro, il signor Alessandro Meduri della sezione di Reggio Calabria, a decretare una rimessa laterale a favore dei padroni di casa. Fa buona guardia capitan Battaglia, la palla è ancora in fallo laterale all'altezza della tre quarti. Attenzione, deve uscire il portiere, porta sguarnita, portiere che rimane a terra dolorante. Allora, per evitare altre situazioni che possono crearsi, è stata volontariamente collocata a bordo la campo in fallo laterale per consentire all'arbitro e al massaggiatore successivamente convocato per andare a sincerarsi delle condizioni del giocatore rimasto infortunato nel corso della precedente azione. Si tratta del guardiano del faro, tra virgolette, dell'Audax Ravagnese Galano, che è andato lungo e disteso, una volta si direbbe si scatafascia in orizzontale, ha impedito agli attaccanti locali di fiondare a rete da posizione più che favorevole, ma ha dovuto pagare un prezzo. Per fortuna ora si è rialzato il portiere ospite e il gioco riprenderà con una semplice rimessa laterale a favore della formazione dell'Audax Ravagnese, che restituirà il pallone, fa parte del bon ton, del fair play. E della cavalleria, perché comunque il Galateo deve regnare sovrano sul terreno di gioco. Secondo quanto stabilito anche dal regolamento e dallo statuto federale. Attenzione, Said, tiro e la palla fa la barba al palo, shampoo, sapone, frizione e capelli. Servizio completo. Tutto questo dopo 22 minuti e 45 secondi nel corso della prima frazione di gioco al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo,
Avete assistito, amici telespettatori, alla seconda grossa palla gol, se non la terza, capitata sui piedi degli avanti locali. Ha avuto qualche cosa pure l'Audax Ravagnese, ma sono stati più pericolosi i locali. Si allarga e riceve Borruto, il suo lancio in avanti, il calcio piazzato decretato dal direttore di gara, il signor Alessandro Meduri, della sezione di Reggio Calabria, a favore della formazione ospite. Sulla linea di battuta c'è Derrat, che col suo piattone sinistro cercherà di mettere in movimento i vari Crea, Nigero, Eros e Morelli. Ecco il suo spiovente, anticipa tutti i compagni e avversari. Said Mohamed, anzi si trattava di Gurneri, cerca di andarsene Marrari, interviene con successo Derrat, ma la rimessa laterale è appannaggio della formazione locale. Si incarica Sclapari, l'ultimo a toccare è stato un difensore del Ravagnese. Vai! Formazione locale ancora in avanti con Meduri, che si sgancia sul settore di sinistra, viene spinto lateralmente, ma per l'arbitro è tutto regolare. C'è una spinta dubbia, tutto regolare per l'arbitro, si può proseguire. Viene pizzicato tra virgolette in posizione di offside l'attaccante con la casacca a scacchi. C'è un lancio in avanti verso Manè, l'esterno sinistro di Meduri, ha già recuperato Casile. Il lancio del portiere non riesce a raggiungere Scaramuzzino, questi è Derrat, la rimessa laterale sempre a favore della formazione ospite con il solito Derrat, che è un po' un falso terzino. Casile ha il problema di girarsi, accompagna il pallone in palo laterale, saranno quindi i padroni di casa a rimettere lateralmente. Un colpo di testa di Scaramuzzino, una ciabattata di Derrat, palla che finisce oltre la linea di fondo, nulla di fatto. Il successivo lancio del portiere Said entra in aria, il problema di girarsi, finta e doppia finta, Scaramuzzino cross al centro aria, un colpo di testa di Durano, palla che rimane lì, finta e doppia finta, limite dell'area. Ha perso l'attimo giusto per fiondare a rete, c'è un cross, tentativo di cross, fa buona guardia ma proprio sui piedi dell'attaccante, riesce in qualche modo a sbagliare la matassa Papasuli. Questi è Morelli, si porta il pallone in avanti,
deve uscire con i piedi. Politano, il suo lancio finisce in tribuna. I minuti 28 nella prima frazione di gioco al Saverio Spinella di Merito Porto Salvo è sempre 0-0 fra Polisportiva Melitese e Audax Ravagnese. Siamo nel campionato regionale Under 19. Gurneri con la punta del piede intendeva mettere in movimento Asni sul settore di sinistra. Alla meglio però la difesa ospite, pallone che finisce tra le braccia di Galano e di collopiede lo spedisce oltre la linea centrale del campo. Con tutta calma recupera il centrocampo locale, finta doppia finta di Meduri, il suo sinistro, Said va al tiro, sbaglia Mire Bersaglio. La sua volée è terminata abbondantemente ai lati della porta difesa da Galano. Ci avviamo verso la mezz'ora nel corso del primo tempo. A Saverio Spinella di Merito Porto Salvo non è successo proprio niente. Il risultato è quello di partenza 0-0. Le squadre si affidano al modulo tattico 4-4-2. Scaramuzzino cerca di ubriacare con le sue finte, non ci casca però. Eros, c'è un fallaccio, non accenna a rialzarsi il giocatore locale che avrebbe subito il fallo, ma l'arbitro ha già decretato un calcio piazzato fuori dalla formazione dell'Audax Ravagnese. 30 minuti e 8 secondi nel primo tempo al Saverio Spinella di Merito Porto Salvo è sempre 0-0 fra Polisportiva Melitese e Audax Ravagnese. È una squadra di un quartiere della città di Reggio Calabria, appunto Ravagnese. Marrari finisce a bordo campo, potrà rientrare soltanto col permesso dell'arbitro. E comunque dopo che sarà battuto questo calcio piazzato, Scaramuzzino con questo lancio in avanti, attenzione, deve uscire il portiere di testa, di piede, come può. L'importante è che riesca a sventare la minaccia. Ancora padrone di casa in avanti, che comunque fanno prevalere una supremazia territoriale. Non inganna l'arbitro il tuffo, cerca di andarsene Manè, ingrana il turbo, entra in aria, cross sotto porta, è un tiro cross e il Ravagnese passa in vantaggio per merito di Morelli. 32esimo del primo tempo. Il merito comunque va ascritto all'incontenibile Manè, veramente un lusso per questa categoria.
potrebbe ben figurare, se non in prima, almeno in seconda categoria. Questa è la nostra opinione, ovviamente, non pretendiamo che venga spacciata per verità assoluta. Non è riuscito a trattenere Politano la staffilata, una sciabolata in diagonale. Il più svelto di tutti è stato Morelli, che da due passi ha gonfiato la rete di Politano. In qualche modo riesce Sclapari, ma poi perde palla. Attenzione, pericolo, tiro, e anche stavolta la palla fa la barba al palo. Shampoo, sapone, frizione e capelli, servizio completo. Tutto questo dopo 33 minuti nel corso della prima frazione di gioco. Il risultato si è sbloccato al 32esimo per merito di Morelli, pronto a ribadire in rete da due passi dopo la bordata in diagonale scoccata da Manè, che ha seminato il panico spesso e volentieri. Scaramuzzino cerca di andarsene, fa fuori un avversario, il suo lancio non si chiude, non si chiude il triangolo, ma era Gurnari e non Scaramuzzino. Chiediamo scusa ai nostri telespettatori. Cincischi alla difesa, viene fuori una rimessa laterale a favore della formazione ospite, sia pure in ritardo. Arriva un fischio arbitrale per un calcio piazzato decretato a favore della formazione ospite. Sulla linea di battuta c'è il mezzodestro Crea, si vanno decentrando i vari Nigero, Eros, Morelli, Battaglia, Casile, arrivano le torri, i saltatori, anche il fisco arbitrale, il tiro cross, tutto da dimenticare, la palla sorvola la trasversale, termina oltre la linea di fondo, nulla di fatto. In questo caso il risultato ci sembra leggermente bugiardo, perché i padroni di casa hanno fatto prevalere una supremazia territoriale, hanno avuto anche due o tre palle gol per passare, ma nel gioco del calcio, come tutti sanno, se non metti la palla dentro hai voglia a recriminare e a mugugnare. Porta sguarnita, deve uscire con i piedi, ci prova ma sbaglia, mira il bersaglio. Ancora Manè, anticipato da Meduri, che col suo sinistro spedisce il pallone in avanti e comunque sventa la minaccia di questo laterale a sostegno, il longilineo ossuto Manè. ...36-45... sempre 0-1... Manè, anticipato da Meduri, che col suo sinistro intendeva mettere in movimento Said in leggero ritardo, viene anticipato da Capitan Battaglia, che poi scaraventa in avanti verso Manè, che non può fermare se non che con le mani. Ecco il motivo di questo calcio piazzato decretato dal direttore di gara, il signor Alessandro Meduri di Reggio Calabria, a favore della formazione locale già battuto. Manovra Borruto, ancora Borruto, la palla perviene dentro l'area di rigore, la raccatta Politano, la porge al compagno di linea,
cerca di organizzare la ponte del proprio gioco. Questo è Borruto, proprio sui piedi di Derrat, favore restituito prontamente. Battaglia lascia sfilare Eros, il controcross dalla parte opposta non può essere raggiunto da Nigero, palla in palla laterale all'altezza della tre quarti. Stava per inserirsi a sorpresa Manè, spiove un altro pallone, si disinteressa il portiere a cui il compagno stava allacciando la scarpa. È tutto ok, dice l'arbitro, si può proseguire. Sistema il pallone sul vertice sinistro dell'area, il suo cross, il colpo di testa da parte di Morelli, anzi si trattava di Eros. L'arbitro ha intravisto un fallo commesso questa volta da Manè, punizione già battuta. Entra in area, tiro e il pallone viene deviato, tira a botta sicura, grossa, grossissima, irripetibile occasione con Mohamed Said, che si è presentato solo davanti al portiere sugli sviluppi di una azione manovrata e ha saettato quasi a botta sicura, si è scatapasciato in orizzontale il guardiano del faro, tra virgolette, Galano, ed è riuscito con la punta del guantone a smanacciare in calcio d'angolo. Spiovono due palloni, l'arbitro decide quale debba essere quello giusto e finalmente si può proseguire con questo lancio. Tiro, rete, è arrivato il pareggio di Said, un colpo di testa, un'incornata che non ha concesso scampo alcuno. E siamo sull'1-1, quindi al 40esimo. È riuscito dunque a concretizzare una delle quattro occasioni capitate sui piedi della squadra locale. E a pareggiare l'autore del gol dovrebbe essere Aziz e non Said Mohamed, come avevamo segnalato. Interviene in maniera fallosa il mezzo sinistro Eros, va a protestare con l'arbitro ma il giocatore locale è rimasto infortunato, deve accorrere il massaggiatore, anzi addirittura il trainer della formazione locale Giuseppe Macheda, mister Giuseppe Macheda. La sua bomboletta spray magica in grado di compiere miracoli. Il giocatore si è già rialzato, attenzione, gol, vantaggio locale, ribaltone servito su un piatto d'argento e mi sembra che l'autore del gol debba essere il mancino naturale Meduri, figlio d'arte di quel Giuseppe Salvatore Meduri, che ha giocato in diverse squadre nei campionati di terza, seconda e anche prima categoria, oggi sindaco della città di Melito Porto Salvo,
il suo pupillo, il suo rampollo ha portato in vantaggio con una zuccata imparabile che si è infilata sotto la traversa. 42esimo del primo tempo, ribaltone servito su un piatto d'argento con guanti e livrea. Dunque è successo tutto in 10 minuti. Al 32esimo Morelli porta in vantaggio la formazione dell'Audax, pareggio di Aziz al 40esimo e gol nel momentaneo vantaggio di Meduri. Vedremo ora quale sarà la risposta della formazione regina. Che ha l'esigenza di riequilibrare le sorti dell'incontro, che la vedono soccombere per 2-1. Va a battere Capitan Battaglia, il suo piatto destro, la spinta non rilevata dall'arbitro. Il lancio verso Said Mohamed viene spinto, non rilevato dall'arbitro, tutto regolare, spedisce in fallo laterale Battaglia e col motivo di questa rimessa già battuta Scaramuzzino, ancora lui addomestica il pallone. Manè, intervento falloso da parte di un giocatore locale. Ci avviamo verso la conclusione dei primi 45, siamo già nel recupero. Infatti l'arbitro ha indicato un minuto di recupero. Attenzione, è proprio in questo momento, anzi no, si tratta di una punizione. Si incarica Battaglia, c'è ancora qualche secondo di tempo prima del duplice fischio di chiusura del signor Alessandro Meduri. Manovra Scaramuzzino e proprio in questo momento l'arbitro decreta la fine delle ostilità. Per quanto riguarda la prima frazione di gioco, le squadre vanno a riposo con il risultato di 2-1 a favore della Polisportiva Melitese. Apre le marcature al 32esimo Morelli, pareggia Aziz al 40esimo, passa in vantaggio la Polisportiva Melitese con Meduri al 42esimo, sempre del primo tempo. Ha diretto il signore Alessandro Meduri di Reggio Calabria, vi ringraziamo per la cortese attenzione. La linea torna allo studio, cioè al regista Bruno Taverna, a risentirci fra qualche minuto per la telecronaca del secondo tempo.